faccia. E delle belle parole che l'assessore ha detto, questo premio ha raggiunto la 28ª edizione, come dico tutti gli anni. Questo premio prima lo si consegnava durante i festeggiamenti estivi che il Circolo Parasio organizzava su nel centro storico, e quando San Leonardo è diventato patrono di Pera nel 91, questo premio è stato trasferito, inaugura un po' la settimana di festeggiamenti che ci sono, incontri culturali, manifestazioni di vario genere, però diciamo che l'ouverture lo fa un po' questo premio, difatti lo si consegna sempre la domenica precedente la festa patronale. Come diceva l'assessore, negli anni fortunatamente è diventato un qualcosa di seguito, di atteso, perché i primi anni lo si faceva, ho detto, in piazza, poi ci trasferimmo al centro polivalente, poi c'era talmente tanto pubblico che sono anni ormai che la provincia gentilmente ci concede l'Aula Magna, e come ben sapete questo premio viene consegnato in Aula Magna. La manifestazione si svolgerà domenica 22 alle ore 17:30. Devo dire che da alcuni anni questo premio, proprio per la caratura, se me lo consentite, che ha raggiunto, la città di Imperia ha voluto farlo proprio, e difatti noi abbiamo abdicato un po' a questo premio Parasio, è diventato premio San Leonardo città di Imperia, perché era giusto, ma diciamo che è un premio che continua ad essere concordato tra Circolo Parasio e Comune di Imperia.